Correva l'anno 1974 e David Niven stava per far salire sul palco Elizabeth Taylor. Insieme avrebbero dato l'Oscar come miglior film alla stangata, ma quel magico momento fu interrotto da lui. Esatto, questo omone con il baffo anni 70 e il ceppo di fuori cominciò a scorrazzare per il palco avanti e indietro, fermando così la cerimonia per qualche istante. Ma per quest'uomo, di nome Robert Opel come la macchina, fu Hollywood. E beh, sì, perché venne invitato a un sacco di show televisivi, ma soprattutto a tanti party. Anzi, la leggenda vuole che in uno di questi party Rudolf Nureyev, il ballerino, perse la testa per lui. Non si sa se è vera questa storia, ma quello che è vero è che lui non solo correva avanti e indietro nudo, ma era anche un famoso pittore, fotografo e possedeva la Art Gay Gallery. E sì, perché lui era un noto attivista gay a San Francisco e grazie alla sua galleria riuscì anche a lanciare tantissimi nomi famosi nell'ambito della pittura e dell'arte a livello internazionale. Però a un certo punto la festa finì anche per lui. E sì, perché in una calda estate del 1979 due balordi entrarono nei suoi uffici e lo ammazzarono a colpi di pistola. Peccato davvero, perché questo era un grande personaggio e soprattutto quel momento e quella foto insieme a David Niven è diventata una vera e propria icona della notte degli Oscar. Un saluto quindi al grande Robert Opel come la macchina.